Bentornati ragazzi, io sono Leo e questa è una nuova serie. Questo gioco praticamente ragazzi è l'inizio di una trilogia e praticamente l'ultimo titolo, ovvero Metro Exodus, è uscito nel 2019. Metro Last Light, che è quello in mezzo, è uscito nel 2013, mentre questo qui, Metro 2033, è uscito nel 2010. Quindi ragazzi, bene o male, è un gioco vecchio e soprattutto in alcuni aspetti si vede molto. Nelle animazioni, nel modo in cui si comportano determinati personaggi, si vede che comunque non è nuovissimo, però ragazzi è fatto davvero bene e racconta una storia che secondo me su un canale di videogiochi ci deve essere. Il gioco principalmente ci propone due modalità, sopravvivenza o spartano. Con spartano è il classico gioco frenetico dove devi sparare ai nemici, sì, sopravvivere, ma effettivamente fai tanto casino tu. Con sopravvivenza invece dobbiamo regolarci con le munizioni e sprecare meno risorse possibili. Io vorrei fare appunto sopravvivenza. Nella galleria faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie. Presto saremmo usciti nel vento ululante per farci strada con le armi in pugno tra gli incubi ancora ignoti che ci aspettavano lassù. Il mio lungo viaggio era quasi giunto al termine, ma avrei avuto il coraggio, la volontà di arrivare fino in fondo. Ehi, Artyom, quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Ci saranno diverse cose, ragazzi, da controllare, perché più cose scopriamo e meglio è, ovviamente. Piano piano capirete cosa effettivamente è successo. Ovviamente in giro possiamo trovare degli appunti. Appunti che praticamente ci vanno a raccontare quello che sta accadendo, o comunque qualcosa che già è successo. In questo primo appunto che troviamo, si inizia a parlare dei tetri. Si parla di una stazione. Questa è la situazione di adesso. Sappiamo che è successo qualcosa. Sappiamo che nella metro tutti quanti si aiutano e stanno continuando a combattere. Ma perché? Cosa è successo? Qui sotto va tutto in malora. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Pronto, Artyom? Seguimi. Sembra che non ci sia nessuno. Indossa la maschera di gas prima di arrivare in superficie o ti ritroverai come un pesce fuori d'acqua. Ok, già il fatto che dobbiamo indossare una maschera. Questo è il teatro Corle. È molto vicino alla torre. Rispondi, Bulmer, rispondi. Passo. Ti sento forte e chiaro. Passo. Siamo alla torre. Ripeto, siamo alla torre. Gli altri
altri sono usciti? Passo. Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ricevuto. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai rilevare la nostra posizione. Passo. La vita nelle gallerie non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. E inizia così praticamente la nostra avventura. Viviamo in una metro. E questa, bene o male, è una settimana prima degli avvenimenti che abbiamo appena visto. Stavamo rischiando la vita in quel momento. Ma perché? Per fare cosa? Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Questa praticamente è la nostra stanza, casa nostra. Bella, accogliente. Andiamo, Artyom. Ne ho passato il peggio. Sì, Nicolai? Cosa pensi di farti a quei tetri? Darvi la caccia a ucciderli uno dopo l'altro? Ma salve, Artyom. La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Salve, dottore. I tetri ci uccideranno tutti. I tetri non sappiamo ancora cosa siano. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Un'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. L'ospedale è pieno. Dobbiamo mantenere l'ordine. Mammina, dobbiamo aspettare molto. Andiamo, Artyom. Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. Dio, Dio, quando finirà questo incubo? Le porta non ce la faccio più. Non ce la faccio. Aspetta, non ci arrivo. No, teneteli lontani da me.
Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta! Benvenuto all'Expo, Hunter! Grazie. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Che cosa? Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, via. Dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. È l'ospedale, sentono l'odore del sangue. E infatti abbiamo visto che ci sono diversi feriti. Però sei arrivato anche tu, balordo. Tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Beh, ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo. Dobbiamo eliminarla, è chiaro? Hunter non tornò.
Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Не стучите колеса, кондуктор нас не на тормоза. Era ora! Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. От стоц перевертаться, бабушка здорова. От стоц перевертаться, кушает компот. От стоц перевертаться. Sentite che ritmo. Ok, quindi, bene o male, abbiamo capito come procede qui sotto nella metro. È un casino, ci sono dei mutanti. È successo qualcosa e l'uomo si è dovuto nascondere sottoterra. Quei mostri che abbiamo visto, Hunter li ha definiti caccoline, feccia. Perché? Perché effettivamente fuori c'è qualcos'altro. Dagli appunti che troviamo continuano a parlare dei tetri, che attraverso la paura creano problemi alle persone e li fanno impazzire. Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Solo le guardie sono autorizzate a passare. Mi dispiace, ma non posso ancora lasciarti passare. Dove hai trovato quel disco? Dono di un ranger in cambio di una tonnellata di munizioni. Sei sicuro di non esserti pentito dello scambio? Vedete, iniziano a diventare importanti le munizioni. Di là non possiamo più andare perché giustamente i nemici hanno sfondato tutto. Sono stufa, Marge. Ciao, Artyom. Perché devo continuare a supportarti? Mia madre me l'aveva detto di lasciarti perdere, che eri un buono a nulla. E aveva proprio ragione. Mi segno qualcos'altro adesso. Che ne dici di... una casa? Ci sono. Ti segna la casa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. No! E quando tua madre dorme? Un sogno. Sarà felicissimo. Ho sognato che ero di nuovo in superficie. Ok, va bene. Non mi interessa le tue. Papà, quando ci vorranno almeno 50 anni prima di poter così tornare in superficie. Così quel tizio alto mi si avvicina e fa: piccola, se mia moglie cucinasse come te, sarei l'uomo più felice del mondo. Guardate qua che casino, cioè è allora tutto quanto concentrato qui sotto. Tutti quanti i problemi che noi viviamo fuori, in superficie, diciamo, loro li vivono sottoterra, con tutto il disagio che si potrebbe creare. Mi giri, non vedi altro che bugiardi, ipocriti e traditori. Io sarei sporco, eh? Beh, senti, chi parla, te ne vai in giro con i piedi sporchi e lasci impronte dappertutto senza fregartene di chi dovrà pulire. Faresti incazzare chiunque. Le nostre rispettive stazioni collaboreranno per tutto ciò che concerne i commerci, le comunicazioni e le risorse. Non è divertente doverti cercare. Ma la cosa più importante è... Ehi tu, come gesto avvicinati. Di buona volontà, le truppe di riga è vietato parlare. Mi senti? Stazione. Confidiamo quanto che tutti a te, Artyom, faresti meglio ad andartene. Questo non è costo alleati. Per te. La prigione per i ladri. Stesso rispetto. Fa qualcosa, datti da fare. Prova solo di pronunciare la medicina. Sei di nuovo ubriaco. Alzati, fannullone. Tesoro, cosa fa il gruppo di reale? Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Artyom, ti prego. Mio figlio è malato. Non avresti un paio di cartucce da prestarmi? Te le restituirò non appena possibile. Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. Tranquillo, è la solita vecchia storia. Spara raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Ecco, un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. L'ho vista solo in qualche vecchia foto. Mosca è sparita. E presto faremo la stessa fine anche noi.
e i mostri erediteranno la Terra. Ma c'erano altre metropolitane, a San Pietroburgo, Minsk, a Kiev. È possibile che altrove qualcuno sia sopravvissuto al gruppo. Ma sono passati tanti anni. Non abbiamo mai avuto notizie di ulteriori superstiti. Mettetela giù! Oh, merda! La schiena! La schiena! Ancora una! Fammi tirare il fiato! Non ho avuto neanche il tempo di fumarmi una sigaretta. Vai a unirti alla carovana? Buona fortuna, allora. Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Sei impazzito. L'idea di aver creato il più diffuso strumento di morte di tutto il mondo. È peggio che essere il dottore che hai inventato. Tu mettiti lì, Artyom. E tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio ce la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Andate qua. Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza che offrì. Mi preoccupava aver nascosto la verità al mio padrino. Non gli avevo detto che non sarei tornato dritto a casa da Riga. Ma Hunter contava su di me. Allora, da dove vieni? Da Riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora. Sì, via, via. Il mercato è proprio accanto a Riga ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Wow. O essere membro dell'ANSA. Come mai? L'ANSA ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'ANSA a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire il vero, non sono neppure riuscito ad arrivare fino a... Bene, quindi praticamente ci sono gruppi già nelle stazioni che si combattono tra di loro. Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Madonna, che nome. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese e... Beh, non mi piace, questo è tutto. Stiamo prendendo una via diversa. Perché c'è stato un problema. Bene. Che può andare storto? C'è sta soltanto una porta spessa a 10 metri. Siamo su un carrello e siamo armati. Dobbiamo farcela senza troppi problemi. Appena l'ha detto Artyom, mi sei armato. Carichiamo, va. Dannazione, ho mal di testa da impazzire. Se mi aiutate a spingere la leva, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Va bene. Certo! Arriveremo a Riga in men che non si dica! Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa... cosa mi sta succedendo? La mia testa, Artyom, che succede? Artyom,
Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla! Diavolo, sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Vedo correre lì giù. Cavolo, cavolo, cavolo! Meno male, meno male. Risparmio le munizioni. Aiuto! Cosa diavolo è successo? Di blocco! Oddio, ce l'abbiamo fatta! La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo, ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Wow, come vedete, noi abbiamo una missione. Dobbiamo trovare Miller. Abbiamo abbandonato la nostra stazione. Diciamo la nostra casa in cui Artyom praticamente credo sia cresciuto e fino adesso non si è mai esposto, non era mai uscito fuori dalla sua stazione. E come vedete che appena siamo usciti c'è stato il casino. Però ragazzi, questo qui è soltanto l'inizio. Quel sogno che abbiamo fatto, c'era una sorta di creatura che praticamente ha steso Hunter, ma era un sogno, non sappiamo cosa sia successo. Da quello che sappiamo noi adesso, Hunter probabilmente ci ha rimesso la vita, non è riuscito a tornare indietro e, come avete visto, la metro non è sicura per niente.
Io ragazzi spero che questo gioco vi possa interessare. Dobbiamo passare sopra ad alcune piccole cose, dei problemi grafici. Non è un gioco perfetto, questo è sicuro. Però ragazzi, tutta quanta la storia secondo me è bella e la voglio portare. Come al solito ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!